Da anni milioni di italiani, sia pur soggiogati, gli danno del ladro. Anche Nanni Moretti, noto regista del cinema italiano, si associa. Per urlare vergogna! Ma è l'uomo più adulato dall'altra metà dell'Italia. Ha di suo televisioni, una squadra di calcio e altre quisquilie, per cui è uno degli uomini più ricchi d'Europa. È soprattutto uno spericolato venditore privo di complessi, Silvio Berlusconi. Viva l'Italia, viva Roma, forza Roberta, forza Antonio, forza a tutti voi e a tutti noi. Auguri e un abbraccio a tutti. Da Roma a Milano, una vita sensazionale, brillante, scandalosa. La storia della conquista di un potere in cui le zone d'ombra intrigano lo scintillio del giocoliere del marketing. Figlio di un impiegato di banca, Silvio impara presto a cavarsela da solo, anche per aiutare la madre. Il padre, durante la guerra, si era dovuto nascondere dai nazisti. È un esibizionista, fa parlare di sé. Guido Possa, ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel primo governo Berlusconi, ha diretto per molti anni la sua segreteria personale. La loro amicizia risale ai tempi del liceo dai padri salesiani a Milano. Io sono questo ragazzo qui, nella classe, questa posizione di persona riconosciuta certamente per la sua leadership. Berlusconi era la persona che si vestiva meglio, era la persona che curava di più aveva più successo con le ragazze. Vestiti, ragazze, ma anche idee. Tra un compito di matematica e l'altro coinvolge i suoi compagni di classe per combinare affari. A un certo punto, raggranellato qualche soldarello, vendendo per lui al liceo, all'inizio del liceo, spazzole elettriche. Io ho dato a mia nonna, alle mie zie, al mio ambiente familiare, ho fatto vedere come funzionavano bene queste spazzole. Berlusconi mi ha insegnato e io gli ho venduto una ventina. È stato lui che, così come si è rivolto a me come subagente della sua impresa commerciale, si è rivolto anche a tanti altri miei compagni. Ma le spazzole elettriche non erano che un banco di prova. Il debutto del giovane Silvio nel mondo degli affari avviene con questi immobili nel centro di Milano. Siamo nel 1963. Osvaldo Boggini ricorda perfettamente il suo incontro con il giovane promotore che gli vendette un appartamento. E Berlusconi ha appena finito l'università. Ricordi, c'ho il documento che risale... Questo è il rogito dell'acquisto di questa casa qui. Sì, e la firma dove? Questa era la firma del dottor Berlusconi. Lui aveva un ufficio vendite fatto in legno e lui, disponibilissimo, mi ha mostrato tutto quello che aveva da vendere. Il giovane Berlusconi non ha ancora 30 anni, ma possiede già stile e facilità di parola. Lo stile è inconfondibile, è ancora quello che ha adesso. È persona correttissima, gentilissima, disponibilissimo, è molto molto preparato in tutto, perché è sempre stato preparato in tutto. Berlusconi ha vissuto in questo palazzo insieme a sua madre. La storia racconta che suo padre Luigi gli avrebbe fornito i primi fondi. Nella Milano degli anni 70, Berlusconi ha progetti davvero grandiosi. Qui lo intravediamo davanti ad uno dei suoi progetti immobiliari. In questo documento, trasmesso all'epoca da una televisione svizzera, si capisce che Silvio si picca di vendere ben più di semplici immobili, vende un sogno. E con queste quinte di alberi produce la sensazione di un distacco dalla città maggiore di quanto non sia effettivamente in termini di distanza. Il progetto Berlusconi è una mescolanza fra la città nuova alla francese e la residenza di lusso. Vista l'estensione dei cantieri, il giovane promotore sembra disporre di mezzi finanziari importanti e misteriosi. Costruisce quello che diventerà uno dei quartieri più cari di Milano, Milano 2, 10.000 VIP su 60 ettari. Milano 2 gli farà ottenere il titolo di cavaliere, titolo onorifico che viene conferito in Italia ai grandi industriali. Dopo Milano 2 ci sarà anche Milano 3, ma il settore immobiliare non frutta abbastanza.
Berlusconi fiuta un nuovo filone. L'Italia è in piena rivoluzione audiovisiva. Le televisioni private spuntano come funghi in tutto il paese. Nel 1980 lancia l'idea che lo renderà famoso, la televisione popolare di intrattenimento. Giochi a quiz, grandi varietà, telefilm americani. A differenza di quanto succede nella televisione di Stato, sul palcoscenico di Canale 5 accade sempre qualcosa. Per divertire gli spettatori, anche le vedette devono sapersi spogliare con stile. Questa nipote di Dracula, un po' svampita, non è una figurante, ma una delle star dello show. Dio, che sguardo mi fai? Tu non sai che pena che ha. Ciò che contraddistingue il canale è che si canta molto. È chiaro, non sempre bene, ma in ogni occasione. E non è un caso. Prima di lanciarsi nel settore immobiliare, Silvio Berlusconi aveva provato seriamente la strada delle canzonette. Ecco una foto del suo gruppo all'epoca in cui era studente universitario. Fedele Confalonieri è oggi a capo delle televisioni di Berlusconi ed è il suo migliore amico. Insieme hanno fatto ben 400 apparizioni sul palcoscenico prima di dedicarsi agli affari. A scuola dei preti io suonavo l'organo e lui cantava perché aveva una bella voce, cantava gli inni. Abbiamo creato un gruppo insieme, io suonavo il piano, lui cantava veramente bene e suonava il contrabbasso e anche la chitarra. Insomma, sono storie normali di giovani di quegli anni. Aveva la possibilità di raggranellare, e lo ha fatto, qualche quattrino, andando facendo l'animatore, cantando, raccontando barzellette eccetera, in crociere o in sale da ballo. È una persona che aveva la capacità di muoversi nel pubblico con la sensibilità del cantante professionista. Non farà carriera come cantante, ma il suo pragmatismo sarà una carta vincente. Col soldo tra i denti sa parlare agli artisti. Amanda Lear ne è testimone. È stata una delle prime vedette di Canale 5. Lavorava per un'altra televisione, quando Berlusconi la chiamò personalmente per ingaggiarla. Secondo lei ha saputo trovare argomenti che non si discutono. Sempre gli stessi, il libretto degli assegni e il sorriso. Sapete, ha un sorriso a 32 denti. Diceva, ciao bella, sei meravigliosa, io ti ammiro. E io ho detto, sì, d'accordo. Quello che mi ha colpito è un argomento al quale sono molto sensibile, i quattrini. Il resto era tutto lussuoso. La televisione era lussuosa, la scenografia era lussuosa, i camerini erano belli. Tutte le mattine mi veniva a prendere un autista. Alloggiavo in un albergo a 5 stelle. Avevo chiesto per contratto che tutte le settimane mi venisse pagato il viaggio aereo in prima classe andata e ritorno Parigi-Milano-Parigi. Lui aveva accettato tutto. Silvio Berlusconi investì sulle soubrette, sulle scenografie, sul tecnicismo con un preciso obiettivo: attirare gli spot pubblicitari. Canale 5 è un canale commerciale e per fare audience il Tele Berlusconi si spinge molto oltre. Dietro le quinte vengono sviluppati metodi di contatto diretto con gli spettatori. Jean-Claude Bourret, che in seguito sarà uno dei suoi collaboratori in Francia, ha ricevuto dal dottor Berlusconi degli ottimi suggerimenti per sfondare in campo pubblicitario. Mi disse, io ho degli specialisti che girano l'Italia e questi signori sono incaricati di trovare le scatole dell'Audimat che servono per conteggiare i dati Auditel. Quando trovano le persone che possiedono il trasmettitore Audimat, allora dicono, buongiorno, siamo di Canale 5 di Berlusconi. Voi avete un vecchio televisore, ve ne offriamo uno nuovo, splendido, più 500.000 lire per il consumo elettrico. Poi, come contropartita, gli chiediamo di lasciare acceso il loro vecchio televisore 24 ore su 24 su Canale 5. E Berlusconi concludeva, questo fa salire gli ascolti. Insomma, gli permetteva di vendere la sua pubblicità a un prezzo più alto.
All'inizio degli anni Ottanta, la televisione di Berlusconi si è conquistata un suo posto nel panorama audiovisivo italiano. Ha un solo problema: è illegale. All'epoca i canali privati non avevano il diritto di trasmettere sul territorio nazionale. Per aggirare la legge, Berlusconi invia a ciascuna delle sue antenne locali la stessa cassetta, perché venga trasmessa simultaneamente. Si tratta di un canale nazionale che non si definisce tale, ed è vietato. Un giorno, da Roma, la giustizia lancia un ultimatum ai canali truffaldini, e questo riguarda prima di tutti Berlusconi. Il 16 ottobre 1984, per la prima volta, la politica fa apertamente il suo ingresso nella storia di Berlusconi. Ezio Cartotto è un politologo ed è stato a lungo uno dei suoi consulenti. Si è trovato nella posizione migliore per osservare il gioco di prestigio politico che quel giorno ristabilì la situazione dell'imprenditore. E c'era un giorno preciso in cui scattava questo oscuramento. Se non fosse intervenuto un miracolo, con l'oscuramento scattava la violazione dei contratti pubblicitari. E scattando quello, lui avrebbe dovuto rimborsare gli sponsor pubblicitari e sarebbe stata una catastrofe finanziaria, commerciale e quant'altro. Bettino Craxi, dalla mattina alla sera, presidente del Consiglio, approvò un decreto legge con il quale consentiva l'interconnessione. All'epoca Bettino Craxi era la stella nascente della politica italiana. Dietro quel decreto miracolo c'è naturalmente una spiegazione ufficiale. Bettino Craxi ha voluto liberalizzare il panorama audiovisivo italiano. Ma c'è anche dell'altro, un'amicizia. Tra Berlusconi e Craxi, che risale alla metà degli anni 70, fu un architetto milanese a presentarli. Molto più tardi, nel 1991, si scoprirà che Bettino Craxi ha ricevuto circa 20 miliardi di lire versati su un conto svizzero. Senza prendere posizione sulle questioni finanziarie, Ezio Cartotto ammette che Berlusconi è sempre stato convinto dell'importanza della carta politica. Berlusconi giustamente, a mio giudizio, ha sempre ritenuto che un imprenditore, quando si muove a certi livelli, non può non preoccuparsi di quel che pensa il principe, come lo chiama lui. Di fatto Craxi fece questa cosa, fu un miracolo che salvò Berlusconi. Ecco il punto dei rapporti Craxi e Berlusconi veramente cruciale. Ecco l'antenna da dove vengono diffuse le trasmissioni dei canali di Berlusconi, una torre che domina Milano. Ed ecco la sede del suo gruppo. All'inizio degli anni Ottanta viene soprannominata sua emittenza, l'eminenza dell'emittenza. Il suo gruppo si occupa di immobiliare, di televisione, di pubblicità, di editoria. In tutto più di 100 società, un'impresa enorme con a capo una piccola finanziaria, la Fininvest. Accanto al proprietario c'è Fedele Confalonieri, l'amico musicista del liceo, dirige i suoi canali televisivi. Il secondo è Marcello Dell'Utri, un amico della facoltà di giurisprudenza, il siciliano del gruppo, è il responsabile della pubblicità. Infine c'è Adriano Galliani, con cui Berlusconi condivide la passione per il calcio. È lui che ha diretto l'installazione dei trasmettitori in tutto il paese. Oggi Adriano Galliani dirige il Milan, la squadra di calcio di Silvio Berlusconi, ed è recentemente diventato presidente della Federcalcio. Ai suoi occhi la forza dell'impresa è che viene gestita da un gruppo di amici. Io in quegli anni praticamente convivevo con Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi e i 3-4 amici con cui ha fondato il gruppo, noi stavamo sempre assieme, lavoravamo moltissimo, e nei pochi giorni di vacanza andavamo in vacanza assieme, appunto soprattutto a Bermuda, dove Silvio Berlusconi ha una casa molto bella in riva al mare, e andavamo lì a pensare su cosa fare, su come sviluppare l'azienda. Solo noi, si faceva dieta, non c'erano donne, non c'era alcol, niente, e facevamo per qualche giorno una vita così da frati. Una vita da frati, ma non sempre. Queste foto testimoniano che Berlusconi e i suoi uomini sapevano divertirsi anche con le loro mogli. Ecco per esempio la seconda signora Berlusconi, la bella Veronica Lario, una ex attrice. All'inizio degli anni Ottanta, sua emittenza prende gusto ad usare l'elicottero per andare ad Arcore, la sontuosa villa presso Milano colma di quadri d'autore, suo quartier generale fin dagli anni 70. È un'antica abbazia ristrutturata. Ecco il pianoforte con cui ama suonare per i suoi invitati. Ecco una sala relax con le televisioni accanto alla piscina.
Negli anni Ottanta questa villa diventa il luogo d'incontro del jet set italiano. La contessa Stefania Ariosto ha frequentato molto questa casa. È stata per 10 anni la compagna di uno dei principali avvocati di Berlusconi. L'abbiamo raggiunta a Milano. Conserva il ricordo di un Berlusconi generoso, ma anche maschilista. Si andava spesso ad Arcore, a casa di Berlusconi, soprattutto si andava il 23 dicembre, prima di Natale, perché Berlusconi era generoso, faceva dei doni. Dunque le signore si presentavano tutte senza gioielli, per poi essere coperte di gioielli da Berlusconi. Io sono stata coperta di gentilezze, come tutte le signore, voglio dire. E peraltro non ho mai avuto possibilità di dialogare in modo, perché come ti dicevo prima le donne non possono dialogare, no? C'è un paternalismo veramente esasperato di obbligo alla sudditanza, perché lui si sente un re. Milano c'è la grande finanza. Silvio Berlusconi è all'apice della sua carriera. Il re dei media riceve i giornalisti stranieri nel suo sontuoso ufficio e risponde alle domande senza falsa modestia. Il suo destino, se non fosse nato a Milano? Se fossi nato nella Arabia Saudita avrei fatto lo sceicco. Se fossi nato a Treviso mi sarei chiamato Berlusconi. Se fossi nato a Napoli, pare che mi sarei chiamato Berlusconi. Il 14 febbraio 1983 è San Valentino ed è anche il nome di una delle più grosse operazioni della polizia contro la rete mafiosa siciliana che ricicla il denaro sporco nell'Italia del Nord. Vengono arrestati 34 boss. Tra essi, Vittorio Mangano. Droga, rapimenti, omicidi. Insomma, ha uno dei casellari giudiziari più ricco fra tutte le famiglie di Palermo. È la famiglia del quartiere di Porta Nuova. Immaginate la sorpresa degli inquirenti quando scoprono che il mafioso è in contatto amichevole con Marcello Dell'Utri, stretto collaboratore di Berlusconi, e che ha persino lavorato direttamente al servizio della famiglia Berlusconi. Per più di un anno ha operato nella villa di Arcore. La scoperta è imbarazzante, ma il clan Berlusconi ha una giustificazione ben rodata. Berlusconi aveva comprato, con la mediazione di Previti, una bella villa ad Arcore. Aveva bisogno di qualcuno che si occupasse dei cavalli, delle stalle e così via. Marcello Dell'Utri, che all'epoca era il suo segretario siciliano, ha contattato un signore che conosceva. Gli ha detto, datemi qualcuno che si occupi dei cavalli e delle scuderie. È arrivato Mangano. Ha lavorato un anno, ma poi, quando si è saputo che aveva fatto cose che non andavano bene, è stato licenziato. Un magistrato di Palermo ha una visione sostanzialmente diversa. Da molti anni il giudice Antonio Ingroia conduce il processo intentato alla mafia e ai suoi complici. La sua vita quotidiana assomiglia a un inferno, scorta e macchina blindata 24 ore su 24. Ed è lui che conduce l'inchiesta sui legami tra la mafia siciliana e il gruppo Berlusconi. Per il giudice, il ruolo del mafioso Vittorio Mangano presso Silvio Berlusconi superava di gran lunga la mansione di responsabile delle scuderie. Aveva un ruolo che non era semplicemente quello di curare i cavalli, era un ruolo di una sorta di factotum all'interno della fattoria, persona di fiducia della famiglia. Andava dal mattino che accompagnava i figli del dottore Berlusconi a scuola, poi si occupava delle varie faccende e attività interne alla tenuta, anche quando il dottore Berlusconi riceveva persone o amici, aveva degli invitati, spesso Vittorio Mangano sedeva a tavola con loro, col padrone di casa. Vi erano dei rapporti di vera e propria amicizia e confidenza che sono stabiliti anche fra i figli del dottore Berlusconi con i figli di Vittorio Mangano, quindi c'era una consuetudine di rapporti molto intensa. Quali erano in verità i rapporti esistenti tra Silvio Berlusconi e Vittorio Mangano? Il mafioso è morto di cancro, in prigione, senza aver chiarito la questione. Si sa che il braccio destro di Berlusconi, Marcello Dell'Utri, è imputato ad aver tenuto stretti rapporti d'affari con la mafia siciliana proprio attraverso il Mangano.
Abbiamo scoperto che Berlusconi stesso sapeva, su Mangano e sulle usanze della mafia, molto più di quanto non abbia voluto dire. Un episodio avvenuto nell'autunno 1986 porta una nuova luce su queste relazioni. Comincia tutto in via Rovani a Milano. Questa villa è una delle residenze di Silvio Berlusconi e in quella data diviene bersaglio di un attentato. Buongiorno, di chi è? Un giornalista andato sul posto si è fortuitamente imbattuto nella custodia. Berlusconi, ah, sì? Presidente. Ah no, ma... Il ministro. Ah sì? E lei lo conosce? Lavoro. Lavora qua? Sì. Ah, ma qua è la villa dove c'è stata questa bomba, no? No, un giorno? No. Nell'80, tanti anni fa? Ah, mi messo dentro di carta però. Com'è? Era di carta, non era bomba. Era una cosina superficiale, ecco. Non ha fatto danni. Ah, però una, tipo una... Sì, una minaccia. Leggera, una minaccia. Ah, sì? Vado perché ho problemi. Oh. Sì. Fin qui purtroppo niente di strano, è il seguito che è interessante. Il giorno dopo l'esplosione, Berlusconi chiama al telefono il suo amico siciliano Dell'Utri, vuole parlargli dell'attentato. Ma altre orecchie seguono la conversazione, quelle dei poliziotti. Il telefono di Marcello Dell'Utri è sotto controllo nel quadro delle inchieste antimafia. Ci siamo procurati questo documento. Pronto? Pronto? Cedo. Eccomi. Allora, Vittorio Mangano. Che succede? Ha messo la bomba. Non mi dire. Sì. E come si sa? Da una serie di deduzioni per il rispetto che si deve all'intelligenza. Ma è fuori? Sì, fuori. No, non lo sapevo neanche. E questa cosa qui, da come l'ho vista, fatta con un chilo di polvere nera, una cosa grossissima. Ah. L'ho fatta con molto rispetto, quasi con affetto. Ah. Ed è stata fatta soltanto sulla cancellata esterna. Ah. Ecco, secondo me, come ha detto un altro, manderebbe una lettera o farebbe una telefonata. Viene sulla bomba. Alla manga. Sì. Un chilo di polvere nera, cioè proprio il minimo. Sì. Cioè proprio come dire, vi faccio sentire. Sono qui presente. Sì. Uno è rimasto alla comandata, caro dottore. E lui mi ha messo una bomba. Che non sa scrivere. Sì, la vita. No, ma lui glielo ha detto anche i carabinieri. Quindi mi ha telefonato io 30 milioni catalizzatissimi. Sì, come 30 milioni? Come? Sì, dai, poi noi lo restiamo, gli dico, no, giù per 30 milioni. Ora noi abbiamo circondato la villa, no? Ah no. Sì. Ma quella vicina noi siamo scesi io per dire della macchina, paurosissimi, si sparazzola a noi. Ormai non si avvicina più, poi casomai vediamo. Vabbè, sentiremo. Vabbè, aspettiamoci richieste. Ok. Ciao, grazie, ciao. Cosa c'è al di là di queste conversazioni? Al tribunale di Palermo, dove Marcello Dell'Utri è indagato, numerosi testimoni hanno confermato i rapporti d'affari che il gruppo Berlusconi avrebbe avuto con la mafia siciliana. Alcuni testimoni, a volte ricusati, hanno patteggiato la libertà con le loro rivelazioni. Ma sono spesso testimoni di prima mano. Fra questi pentiti, Francesco Di Carlo. Secondo loro, il gruppo Berlusconi all'inizio sarebbe stato molto, ma molto aiutato dai soldi di Cosa Nostra. Sono testimoni credibili per il procuratore Ingroia. Ha indagato per molti anni sulle operazioni finanziarie del gruppo Berlusconi. Ingroia afferma di aver identificato numerose operazioni anomale. Fa buona guardia ai suoi armadi, nei quali ha riposto chili di documenti, di perizie e anche le audizioni di Silvio Berlusconi. Il procuratore punta in particolare il dito sul ruolo giocato da una piccola banca milanese, la Banca Rasini. Sospetta che essa sia stata una delle corsie privilegiate tra il gruppo Berlusconi e la mafia. La Banca Rasini è quella che era una banca di riferimento di molti mafiosi siciliani, è una banca nella quale peraltro aveva lavorato anche il padre del presidente Berlusconi, è una banca con la quale il gruppo Fininvest alle sue origini ha avuto rapporti costanti. Quindi per lei ci sono prove?
E quello, per questo motivo sostengo l'accusa nel processo dell'Utri. Per mancanza di prove formali, Berlusconi non sarà perseguito in questo dossier. Ma il suo amico e collaboratore Marcello Dell'Utri, in compenso, rischia parecchi anni di prigione per collusione con la mafia. Agli occhi di numerosi italiani oggi, questo è sufficiente a gettare il dubbio sull'ascesa folgorante del giovane Silvio, sia nel settore immobiliare che in quello televisivo. Nel 1986, quando Silvio Berlusconi si avvicina alla Francia, non si sa quasi nulla di queste zone d'ombra. Egli vuole conquistare un nuovo mercato audiovisivo. La Francia si apre allora alla televisione privata. Parigi per lui è il ricordo di un'estate in cui, studente universitario, aveva fatto la guida turistica. Per niente al mondo vorrebbe commettere un passo falso. Il suo concetto di TV è perfettamente rodato, grandi dosi di lustrini e di belle donne, declinato alla francese, smoking e paillette. Signore, signorine, signori, buonasera. Siamo felici di darvi il benvenuto su La 5. Ci sono tanti soldi sul piatto. Berlusconi ingaggia a peso d'oro molte vedette della televisione francese. Le star si lasciano tentare. Amanda Lear fa parte del gruppo. Per Berlusconi la televisione deve far sognare. È uno strumento straordinario per manipolare le persone, ma anche per ubriacare il morale. Diceva, quando siete invitati vi voglio vestiti in maniera elegante. Se vi invitano a cena dovete essere simpatici. Perché noi entriamo in casa di milioni di persone, quindi dobbiamo essere simpatici. Ed è stata la prima volta nella mia vita che ho visto i cameraman dietro le telecamere con i papillon. I cameraman. Non si era mai vista una cosa simile. Dopo la grande avventura del rock and roll, sono molto felice di partecipare alla grande avventura della Senk. Buona fortuna alla Senk! La Senk. Una stella del rock and roll. L'eroe di una serie televisiva famosa in tutta Europa, l'ispettore Derrick. Platini, un idolo per tutti i tifosi di calcio. In breve, da Berlusconi ci sono moltissime star. I francesi capiscono al volo che sulla 5 vedranno cose alle quali non sono stati abituati dai canali televisivi pubblici. Telefilm americani a bizzeffe, ragazze molto belle e svestite. Per quanto possa sembrare sorprendente, Berlusconi deve il suo arrivo in Francia alla volontà di un uomo di cultura. François Mitterrand, allora presidente della Repubblica. Ma Berlusconi ha molti avversari a Parigi. Il ministro della cultura Jack Lang si è opposto accanitamente. Artisti e uomini di sinistra rimproverano all'uomo d'affari milanese di stuzzicare i bassi istinti dei telespettatori e di aver fatto concorrenza al cinema italiano con le sue TV commerciali. Per me, prima ancora di parlare di un suo eventuale arrivo in Francia, Berlusconi era già l'assassino del cinema italiano. All'epoca venne persino trasmesso un breve filmato anti-berlusconiano su un canale televisivo pubblico. Abbiamo visto apparire un ometto diabolico, ebro di soldi e di potere, che ha travolto tutto e tutti, non rispettando nessuna regola e sbeffeggiando le istituzioni. Ma Berlusconi ha un asso nella manica. Per aprirsi la strada fino al cuore dello Stato, ancora una volta ha fatto ricorso alla sua arma politica, Bettino Craxi, allora al potere in Italia. Jérôme Seydoux, a sinistra nella foto, è stato il socio di Berlusconi nella sua avventura francese. A suo dire, il ruolo di Bettino Craxi è stato decisivo. Non ci sono stati rapporti tra Berlusconi e Mitterrand. I rapporti erano tra Berlusconi e Craxi. E tra Craxi e Mitterrand. È stato Craxi che ha introdotto Berlusconi in Francia. Non è stato Silvio Berlusconi che di sua iniziativa è andato a trovare Mitterrand. Non è andata così. Credo che François Mitterrand non sapesse nemmeno chi fosse quel tizio. Non sapeva, come invece sapevo io all'epoca, che Berlusconi era un uomo senza scrupoli, un cinico. Penso che il secondo fine, il fine politico di François Mitterrand, fosse semplice. Perderemo le elezioni se il raggruppamento per la Repubblica metterà le mani sulle televisioni pubbliche.
Per cui era auspicabile che la sinistra disponesse di una piccola rete privata che potesse esprimere la voce della futura opposizione. C'è un uomo che ha un'altra spiegazione sull'improvvisa passione di Mitterrand per la Senk di Berlusconi, Jacques Séguéla, che all'epoca era consigliere del Presidente della Repubblica in materia di comunicazione. Mitterrand aveva la passione per un certo tipo di TV. Ricordo che più volte sono andato a lavorare a casa sua, la sera, quando andava in onda Dallas. E lui mi diceva, Séguéla, finiamo di guardare Dallas, lavoriamo dopo. Era affascinato dalle soap opera. E quindi trovava in quel frufru all'italiana e nell'allegria dei programmi italiani una specie di contropotere all'eccesso di intellettualismo imperante all'epoca nella televisione francese. Forte della sponsorizzazione di Mitterrand, Berlusconi comincia le sue cene parigine per convincere i reticenti. L'appartamento con vista sull'Arco di Trionfo è il suo quartier generale. Jacques Séguéla faceva parte di questi reticenti, era la chiave per convincere i pubblicitari francesi a investire nella Senk. Il ricevimento è all'altezza della posta, alla Berlusconi. Berlusconi dice, vi ho fatto preparare degli spaghetti, ma il sugo lo vado a preparare io. Sparisce in cucina e ci lascia in una piccola sala da pranzo. Torna portando lui stesso il piatto di spaghetti. Apriamo i tovaglioli e all'interno io e Sophie troviamo due orologi d'oro. Ma non degli orologi di imitazione o degli orologi pubblicitari, ma due orologi d'oro italiani. Ci guardiamo con Sophie, allora glieli gettiamo in faccia, li mettiamo nel piatto di spaghetti e ce ne andiamo, li mettiamo in tasca. Un po' da vigliacchi li abbiamo messi in tasca, senza sapere bene il perché. Jacques Séguéla afferma di aver regalato l'orologio al suo domestico. Alla fine della cena, il pubblicitario accetta di aiutare Berlusconi. Ha preso appunti. Mi ha chiesto quali erano i grandi clienti che bisognava andare a trovare e i grandi pubblicitari che occorreva incontrare. In seguito organizzai una riunione per presentarlo sia agli inserzionisti che ai pubblicitari e lui si prestò al gioco, con molta, molta modestia, molto fascino e molta efficacia. La televisione a cui nous sommes en train, nous commençons à penser, c'est pas une télévision Coca-Cola, c'est pas une télévision spaghetti, ça serait mieux une télévision Beaujolais. Champagne le samedi. Malgrado il lancio faraonico, l'avventura della Senk si rivela più difficoltosa del previsto. Le emittenti non si presentano all'appuntamento, il pubblico non segue, i pubblicitari nemmeno. E il tocco italiano non è gradito da tutti. Chi è questo tizio? Chi si crede di essere? Arriva con la grana e la sua nuova televisione strabiliante e tratta i francesi dall'alto in basso. Non è piaciuto. E c'era anche un altro fatto. Le trasmissioni erano sistematicamente registrate in Italia e mancava il pubblico francese. Gli applausi e le risate venivano aggiunti dopo, in sede di montaggio, e si sentiva sullo schermo che era tutto, come dire, un po' costruito, artificiale. Qualche anno più tardi, TF1 ha fatto la stessa cosa, grandi spettacoli all'americana, con tante star, le paillettes. Ma per la Senk era troppo presto. In anticipo sui tempi, ma soprattutto vittima dell'alternanza politica. Jacques Chirac sostituisce Laurent Fabius a Palazzo Matignon, sede del governo. Berlusconi, che è venuto in Francia per fare affari, si trova imbarcato nel duello Chirac-Mitterrand. Nel corso della campagna elettorale, il suo canale diventa una posta che non aveva previsto. Nel momento in cui, per motivi sia tecnologici che di occupazione, abbiamo più interesse a sviluppare la nostra industria dell'immagine, svendiamo il mercato francese a un bottegaio italiano. È veramente scandaloso. E tutto questo semplicemente perché qualcuno ha paura di perdere le elezioni e vuol tenere la mano su una televisione. Cambiò tutto perché Chirac, che all'epoca era sindaco di Parigi, vinse le elezioni. Noi eravamo partiti il 16 febbraio e nel mese di marzo ci sono state le elezioni che hanno cambiato tutto. Berlusconi è andato a trovare tutte le persone vicine al premier, ma che io sappia non è mai riuscito a farsi ricevere da Jacques Chirac.
Per il furbo imprenditore che fino a quel momento ha sempre avuto successo, è l'inizio di un lungo calvario. Deve accettare un nuovo socio, amico di Jacques Chirac, Robert Ersan. Poi sarà la volta di Jean-Luc Lagardère. I due uomini devono presentare un nuovo progetto alle autorità francesi. Il canale diventa oggetto di una rocambolesca telenovela mediatica. Nessuno ci capisce più nulla. Le perdite si accumulano. Dopo 6 anni di sforzi, Berlusconi e la Senk chiudono le porte. 5, 4, 3, 2, 1, via! Per Berlusconi è un duro colpo. Si pensava che Berlusconi non potesse fallire. Mi disse, ricordo benissimo quando ci fu la decisione del Tribunale del Commercio, ci ritrovammo io e lui a quattro occhi sul marciapiede e io vedevo quell'uomo segnato. Mi disse, Jean-Claude, si rende conto? È il primo scacco della mia vita. Non ci dormo la notte. Berlusconi lascia la Francia deluso e torna in Italia. L'attende una nuova lotta, quella politica. In Italia l'avvenimento del 1992 è l'operazione Mani Pulite. Un gruppetto di giudici si è messo in testa di ripulire l'Italia dalla corruzione politica. Dopo 2 anni di inchiesta, l'ex primo ministro Bettino Craxi, alleato di sempre di Berlusconi, viene giudicato e condannato. Il gruppo Berlusconi è nel mirino dei magistrati. Fedele Confalonieri, l'amico musicista, viene convocato dalla polizia, così come Adriano Galliani, l'amico del calcio. Lo stesso Berlusconi viene interrogato più volte dai giudici e attaccato dai giornalisti. Secondo uno dei suoi consiglieri più vicini, l'uomo d'affari non ha più scelta. Deve a qualsiasi costo conquistare il potere per neutralizzare i giudici. Giuliano Ferrara è stato il suo portavoce e ancora oggi dirige uno dei principali giornali del suo gruppo editoriale. Secondo lui, la posta dell'entrata in politica di Berlusconi andava ben oltre le questioni ideologiche. Ha cominciato a fare politica perché in Italia si stava verificando una rivoluzione giudiziaria, cosa che è innaturale per una democrazia. Il bersaglio di questa rivoluzione era il suo amico Bettino Craxi, che è stato letteralmente assassinato politicamente. E il passo successivo sarebbe stato probabilmente quello di espropriare al signor Berlusconi le televisioni e il suo patrimonio. Intende dire che Berlusconi è entrato in politica per salvare i suoi affari? Per salvare la sua libertà e forse persino la sua vita. Quando Berlusconi decide di buttarsi in politica, lo fa alla sua maniera, senza andare troppo per il sottile. Nel 1993 crea un partito di sana pianta, con i collaboratori della Fininvest disposti in quadro politico. Il suo partito si chiama Forza Italia, il grido di guerra scippato ai tifosi di calcio. Nel 2001 fa spedire a 20 milioni di italiani un lussuoso opuscolo in cui vanta i suoi meriti. Una storia italiana. Il culto di Silvio su 120 pagine in carta lucida. La sua famiglia, i suoi figli, sua madre, i suoi amori, i successi della sua squadra di calcio, i suoi amici star della televisione. Da una città all'altra si esalta ovunque l'immagine del vincitore. J'ai travaillé beaucoup, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai bâti des villes, j'ai fait la télévision et puis j'ai eu beaucoup de succès. Dans le sport, dans les différents sports, dans le football et dans les autres sports. Et puis j'ai fondé un parti politique qui est devenu le premier parti politique. Sul campo è instancabile. Promette all'Italia 1 milione di posti di lavoro e un abbassamento delle imposte, con un motivo dominante. Io non sono un uomo politico. Dà il suo contributo anche in musica. È lui stesso a comporre l'inno del suo partito. Così come io ho sentito l'inno di Forza Italia, cantato da Berlusconi sullo sfondo di un magnetofono, nel dicembre del 1993, a casa sua, sempre ad Arcore. Sì, sì, ha messo giù il magnetofono e dice, cosa ne pensi di questo? C'ero io con un mio amico presente, mio amico Resinelli, si sentiva la musica e lui che cantava le parole e alzava le braccia verso il cielo. Preso da questo. Giuliano
gioca tutto sulla sua immagine. Ed è una sola testa che conta, la sua. Quando vanno in politica, perché hanno assunto una, come dico, una esperta di public relation e communication, quindi di, e quindi viene consigliato loro che tutti coloro che avevano il riporto deve essere tolto e che peli tirati indietro. Così come questa foto qua che vedi, si vede che lui anche ha adottato questo sistema di copertura della calvizia. Alla fine lui ha dato l'ordine di non usare più il riporto e basta, tutti l'hanno dovuto togliere. Pettinato all'indietro, abbronzato, andatura da picchiatore, la sua immagine diventa un'ossessione. Un'ossessione di cui Christian Abadesso e Andrea Montella hanno fatto un'amara esperienza. Tutti e due lavoravano negli archivi del grande quotidiano milanese Il Corriere della Sera. Un giorno del 1994 si sono trovati faccia a faccia con una consulente di Berlusconi che stava frugando proprio negli archivi del loro giornale. E nel nostro archivio è entrata, anzi abbiamo trovato, perché era già entrata, l'abbiamo trovata lì alla mattina presto, è entrata questa persona, Miti Simonetto, questa signora che l'ha detta all'immagine di Silvio Berlusconi da tempo, da tanto tempo prima che lui diventasse uomo politico. E aveva su una scrivania tutte queste buste del cavaliere Berlusconi e stava selezionando praticamente queste foto e poi apportava, faceva dei segni a queste foto sul retro della foto. L'asterisco veniva apposto in un punto della foto e che sono servite per recuperarle e farle scomparire. Berlusconi già da molti anni chiamava le agenzie fotografiche per far ritirare dai giornali quelle foto in cui lui non era bello. Quando ha vinto le elezioni politiche, evidentemente non ha più tollerato che circolassero queste foto che venivano pubblicate. Grazie all'intervento dei due uomini, quelle foto sfuggirono in extremis alla pattumiera. Ma con la politica si finisce di ridere. Persino in seno al clan Berlusconi l'argomento è vicinissimo a provocare la rottura. Marcello Dell'Utri a sinistra è per l'entrata in politica. Confalonieri a destra è assolutamente contrario. Ezio Cartotto ha partecipato alla creazione di Forza Italia nella Villa dell'Imprenditore. Secondo lui le discussioni sono state estremamente vivaci. Una volta ad Arcore c'è stato, io ero presente, uno scontro tra Confalonieri e Berlusconi in cui insomma hanno alzato il tono della voce e non poco. Se ci fossimo trovati all'interno di questa casa li sentivano fino all'ultimo piano. Questo per dire, ecco, sono messi a gridare l'uno nei confronti dell'altro, senza insultarsi, ma insomma con la voce molto alta, i toni molto forti e lo scontro era molto duro. Berlusconi capisce che la politica è più dura degli affari. Si allea con i neofascisti italiani di Alleanza Nazionale. Apostrofato nel corso di una conferenza stampa, accusato di essere anch'egli un fascista, il bel Silvio per la prima volta in pubblico perde il sorriso. Ho 20 anni da editore che dimostrano la mia lontananza da questa ideologia. Ma come potete perseverare in una concezione di questo genere? Ma è possibile! Ecco, tu, vergogna! Questo è un sistema stalinista di attaccare l'avversario basandosi sulla menzogna che poteva chiuderci. Nel 1994, appena eletto, commette un altro passo falso con il suo principale avversario, il giudice Antonio Di Pietro, anima dell'operazione Mani Pulite. Di Pietro è il PM che ha messo alle strette Craxi e ha fatto vacillare l'impero Berlusconi. Appena eletto primo ministro, Berlusconi tenta di fermare il braccio della giustizia. Il giudice è oggi senatore e deputato europeo, ma all'epoca era ancora magistrato. Berlusconi gli telefona con una proposta sorprendente. Io ero a Roma in quel giorno perché stavo facendo degli interrogatori in una caserma dei carabinieri e ho ricevuto una telefonata dall'ufficio dell'allora Presidente della Repubblica. È venuto al telefono l'onorevole Silvio Berlusconi e mi ha detto, dottor Di Pietro, io sono stato appena designato Presidente del Consiglio
e vorrei parlare immediatamente con lei perché mi interesserebbe una sua collaborazione come ministro. Sono andato lì soltanto a notificargli un atto. Si dice dalle nostre parti due piccioni con una fava. Uno, fermare Di Pietro e il pool Mani Pulite nell'esercizio delle sue funzioni. Due, avere un governo con delle personalità che potevano, diciamo così, legittimarlo dal punto di vista morale. Berlusconi è costretto a dare le dimissioni un anno dopo. La sua maggioranza non ha tenuto. Il politico è ancora in rodaggio. Che si giochi con l'interesse del paese. Ma lei mi accusa di essere irresponsabile. Gli ci vorranno 5 anni per tornare al potere, nel 2001, e finalmente arrivare alla meta. Far votare al Senato e alla Camera alcune leggi indirizzate a neutralizzare il lavoro dei giudici. Legge sulle rogatorie internazionali, depenalizzazione del falso in bilancio. Sono leggi che cancellano alcuni reati di cui lui e i suoi collaboratori sono accusati e che rischiano di invalidare il lavoro già svolto dagli inquirenti. La sinistra grida alla manipolazione. Lo scandalo supera le frontiere dell'Italia, ma non ci sono effetti. Stavolta la maggioranza è solida e le leggi proposte passano senza difficoltà. Berlusconi spera finalmente di potersi credere uomo di Stato e di potersi allineare così alla compagnia dei grandi. It's my honor to welcome Silvio Berlusconi, the Prime Minister of Italy, to Camp David. E aggiungo una cosa ancora. I would like to add one more thing. Sure. I consider that the flag of the United States not only a flag of a country, but is a universal message of freedom and democracy. Thank you, sir. The English is very good. Immagine che inganna. Nel momento in cui batte la mano sulla spalla di George Bush, Silvio Berlusconi viene minacciato, più di quanto lo sia stato finora, dalla giustizia italiana a causa di una vecchia storia articolata da una donna. Stefania Ariosto è una contessa che conosce molto da vicino i piccoli e grandi segreti del clan Berlusconi. Un giorno del 1995 varca la porta del Tribunale di Milano, nauseata da quello che ha visto e sentito. Racconta ai giudici il sistema di corruzione gestito da Cesare Previti, avvocato e amico personale di Silvio Berlusconi. In combutta forse con lo stesso imprenditore. Torna adesso a raccontare a noi ciò che ha detto alla giustizia. Previti, so che, e l'ho già dichiarato, che era la persona incaricata a pagare i magistrati e che i fondi a disposizione venivano messi da Fininvest, da Berlusconi, in due occasioni, una a casa di Previti che si festeggiava una vittoria giudiziaria e sul tavolino c'erano delle somme in denaro, ma non così rilevanti come poi ho saputo dai conti svizzeri, insomma sono state un po' di banconote così ammonticchiate, tutti prendevano, prendi tu, prendo io, come se fossero caramelle. Quindi vedi, non è tanto quel gesto quanto l'abitudine, la consuetudine a fare questo è terribile. Stefania Ariosto è stata la testimone chiave del processo Iris Me, che vede come imputato principale proprio Cesare Previti, avvocato personale di Silvio Berlusconi, al quale il lodo maccanico Schifani ha garantito l'immunità. Previti rischia la prigione per aver corrotto alcuni giudici. Per nulla disposto a lasciarsi processare, Berlusconi, attraverso Previti, utilizza le leggi che ha appena fatto votare e tenta di far dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Milano. La risposta arriva il 28 gennaio 2003. Tutti i canali televisivi aspettano il verdetto della più alta giurisdizione. Ci troviamo nell'ufficio dell'ex giudice Di Pietro. Un giornalista chiama per annunciare la decisione dei giudici. Mamma mia, no. Allora che dobbiamo dire subito? Speriamo che dopo questa ulteriore dichiarazione, questo ulteriore provvedimento dell'autorità giudiziaria, si mettano il cuore in pace e affrontano il processo invece di continuare a sfuggire e a fuggire. Oggi si affida alla magistratura e ne segua, ok? Vai tranquillo, ok? Grazie. Poi però richiamami più tardi l'altro giorno, grazie. Adesso si scatena tutto perché è in diretta. La decisione dei magistrati va in prima pagina. Un primo ministro davanti ai giudici. La questione non è banale. Berlusconi sa che dovrà rispondere in merito ai dossier. Rifugiato nella sua villa di Arcore, è alle corde, è costretto a dare spiegazioni.
si rivolge agli italiani su tutti i canali del paese. Con il viso tirato, si trincera dietro la sua ultima linea di difesa, la teoria del complotto. Il vincente diventa vittima. Dal momento della mia discesa in campo nell'attività politica, contro di me e contro i dirigenti del gruppo imprenditoriale che mi onoro di aver fondato, sono stati avviati 87 procedimenti penali. Sono state celebrate ad oggi 1561 udienze processuali. Sono state effettuate 470 visite della Polizia Giudiziaria e della Guardia di Finanza. Sono stati asportati ed esaminati documenti aziendali per oltre 1 milione di pagine. Sono stati passati ai raggi X oltre 270 conti correnti e depositi presso oltre 50 banche, in Italia e all'estero. Di fronte a questa incredibile persecuzione giudiziaria, io continuerò a difendermi come ho fatto sinora, nella certezza, limpida, orgogliosa, serena, di non aver commesso reati contro la legge e contro la morale pubblica. Guai a coloro che rifiutano di credere a queste spiegazioni ufficiali. Daniele Luttazzi è un comico, ex conduttore di una trasmissione Rai. È stato silurato dalla televisione pubblica per espresso ordine di Berlusconi, insieme a due altre grandi figure, Santoro e Biagi. Alla Rai, come in tutte le istituzioni italiane, Silvio Berlusconi piazza i suoi uomini. Daniele Luttazzi preferisce riderne. Il suo one-man show ha un grande successo. Protagonista unico, trattato nel suo spettacolo, il primo ministro. Ma dove siamo finiti? Lo sappiamo dove siamo finiti. Siamo finiti nell'Italia di Berlusconi, l'Italia bugiarda, razzista, fascista, xenofoba, antidemocratica, papista, reazionaria, sbruffona, pacchiana, impunita, mafiosa e piduista. E questi sono i lati migliori. Nell'Italia di Berlusconi si può ancora dire quello che si vuole, ma proprio rischio e pericolo. Questa è la citazione con la quale Silvio Berlusconi mi chiede, fisicamente, è la citazione con la quale Berlusconi mi chiede 20 miliardi per diffamazione. Sono 20 paginette, 20 miliardi, 1 miliardo a paginetta più o meno, quindi questa è la... Come ti arriva una citazione per 20 miliardi? Niente, ti arriva così, piegato in una busta verde. E qui c'è anche la firma di Silvio Berlusconi, vedete, questa è la firma dell'avvocato, di quello che all'epoca era il suo avvocato, Romano Vaccarella, nel frattempo è diventato giudice della Corte Costituzionale, quindi si mette bene per me. Ridete. Mi piacerebbe fare queste battute in TV, ma non è più possibile. Per molti Berlusconi è l'uomo che ha imbavagliato l'informazione televisiva e diretto l'Italia come se fosse il suo feudo. Per i suoi seguaci è un lussuoso lustro della nazione. Per gli uni, come per gli altri, il sorriso dell'uomo di spettacolo lascia sempre più il posto al viso più contratto dei potenti.